troviamo nella palazzina adiacente al complesso edilizio ex Fonderie Bastianelli di San Lorenzo. Questo edificio, ormai abbattuto, era stato costruito nel 1908 e rappresentava un esempio della archeologia industriale a San Lorenzo. Qui, infatti, sono stati fusi i nasoni che troviamo in giro per Roma e la statua equestre che si trova sul Vittoriano. Nel mese di marzo 2014, il Movimento 5 Stelle ha presentato nel Consiglio del Municipio 2 di Roma una risoluzione votata all'unanimità. Successivamente, però, nel mese di aprile 2014, il Dipartimento per l'Attuazione Urbanistica ha autorizzato l'abbattimento della fonderia e la costruzione conseguente di alcuni appartamenti e box sotterranei. Successivamente, queste costruzioni e soprattutto gli scavi hanno prodotto una serie di danni alla palazzina dove ci troviamo. La signora Messori, dopo di me, spiegherà meglio quanto sta avvenendo. Dunque, questa è una stanza della mia casa che non è più la mia casa perché, ahimè, già da mesi ci sono grosse crepe, preoccupanti crepe e muffe causate da infiltrazioni d'acqua. Questo, ahimè, la Sabelli Trading ha demolito tutta la struttura delle ex fonderie Bastianelli e, ahimè, queste due pareti su cui poggiano diciamo, le strutture murarie del mio appartamento sono proprio in stretta aderenza con il palazzetto che è stato distrutto. Quindi io non riesco più a vivere, non riesco più a vivere non solo per il problema delle muffe, non riesco più a vivere anche perché vivo nel terrore che questo muro possa collassare. Il Comitato di San Lorenzo ha presentato un ricorso al TAR e non sappiamo ancora l'esito, nonostante il ricorso al TAR presentato per grandissime mancanze, imprecisioni, scorrettezze fatte dalla Sabelli Trading nel presentare la domanda per costruire, la Sabelli Trading continua a lavorare. Proprio in questi giorni stanno effettuando lo sbancamento, che è il momento più pericoloso per, non solo per il nostro palazzo, ma per tutto il vicinato. Dicevo, questo momento, questa fase è la fase più delicata perché manca la controspinta, come ci diceva appunto l'ingegner Baruffaldi. Non solo, il problema, diciamo, l'aspetto geologico di San Lorenzo, ma in particolare questo quadrante, è veramente delicato, perché qui sotto, siamo su una vallecola fluviale, come abbiamo letto, in un articolo preziosissimo che è stato pubblicato sulla rivista dell'Ordine dei Geologi, proprio l'anno scorso, esattamente l'anno scorso, era il mese di febbraio. Articolo preziosissimo perché appunto sia con le mappe che attraverso la spiegazione tecnica del geologo ci spiega che noi siamo sopra una vallecola fluviale, oltre alle varie come dire, falde più superficiali, ma a 35 metri c'è un lago, praticamente un lago che potrebbe creare no, grossissimi problemi non solo al nostro palazzo, ma creare un collassamento dei palazzi limitrofi. Anche questo, come dire, dopo aver contattato, sentito una serie di professionisti, mi sento di poter dire questo, l'ho sentito dire da loro. Nonostante il verbale dei vigili del fuoco del fine ottobre, nonostante i verbali della Geores che attestano crepe, muffe, eccetera, quindi danni al palazzo, nonostante la preoccupante situazione geologica di tutta l'area, la Sabelli Trading continua lo sbancamento, rischiando di mettere veramente a serio rischio non solo
gli edifici di tutto il quadrante, ma io dico anche la vita, perché se c'è un cedimento pesante, cioè, i palazzi crollano. E non dimentichiamoci che qui a ridosso abbiamo anche un ospedale, la neuropsichiatria infantile, quindi case di residenti, cittadini, e sappiamo quanto sia densa San Lorenzo, case sono piene di studenti, eccetera, eccetera. Quindi il rischio è veramente enorme.